29 giugno, siamo oramai agli sgoccioli anche di questo mese. Santi Pietro e Paolo Apostoli, ciao da Mauro, ben trovati e trovati, compleanni, un bravo attore, un bravo comico, Maurizio Battista, 29 giugno 1957. Rimaniamo nel campo dello spettacolo e della comicità. Paolo Cevoli è nato il 29 giugno del 1958. C'è l'oroscopo, prima la frase: ogni pescatore buono ha San Pietro per patrono. Ariete, oggi avrete l'opportunità di spendere con molta soddisfazione un piccolo gruzzolo che forse avevate messo da parte già da qualche tempo. Non ve ne pentirete, se comunque saprete valutare con calma ogni cosa, senza farvi inutilmente abbagliare. Toro, oggi la difficoltà maggiore sarà quella di riuscire a concentrarvi. Cercate allora di dedicarvi a riordinare solo ciò che avete lasciato in sospeso. Vi aiuterà a calmarvi e a seguire meglio i particolari di ogni situazione senza prendere iniziative avventate. Un appuntamento rimandato non è poi un dramma. Gemelli, l'aria di novità che tira intorno a voi potrebbe innervosirvi, perché in realtà non riuscite a capire di cosa si tratta. Fare tante congetture tutte insieme prima o poi vi farà sorridere, perché vi farà capire che non siete i soli ad avere queste trepidazioni. Stasera sentirete l'esigenza di fare una lunga camminata, anche se gli altri non vi seguiranno, fatelo da soli. Cancro, potreste essere sorpresi dalla vostra capacità di chiarire concetti che ad altri risultano invece particolarmente complessi, e questo verrà molto apprezzato anche da chi vive nel vostro ambiente e potrà contare su voi per essere aiutato. Leone, chi ben comincia è già a metà dell'opera. Oggi riuscirete ad afferrare al volo certe opportunità. A dire il vero, la giornata si presenterà alquanto movimentata per le scelte che voi avete fatto con tutta la vostra voglia di vivere. Se ancora non avete un rapporto che vi soddisfi sentimentalmente, stasera bruciate le tappe e avvicinate chi vi attira. Vergine, non date per scontato che quello che oggi vi verrà raccontato su quella persona debba assolutamente essere vero. Provate prima ad analizzare ciò che vi è stato detto. Potreste scoprire che tutto è legato ad una forma di invidia molto forte. È solo nella semplicità di quella persona che potrete trovare le risposte adatte ai vostri momenti neri. Riuscirà a scuotervi. Bilancia. Considerati gli sbalzi d'umore, oggi vi piacerebbe conoscere gente nuova e più solare di quella che avete già intorno a voi. Prima di cercare negli altri la spensieratezza, cercatela dentro di voi, certamente riuscirete a trovarla. Dare per scontato di ricevere quell'invito, per questa sera, forse è eccessivo, e allora ricordate a quella persona che lo attendete con molta ansia. Scorpione, oggi vi guadagnerete la stima dei vostri compagni o dei vostri collaboratori. Vi sentite particolarmente aperti ed espansivi e riuscirete a formare intorno a voi un bel gruppo di lavoro. Un invito vi potrebbe cogliere decisamente impreparati. Se non sapete cosa decidere, buttate in aria una monetina. Sagittario, una questione rimasta in sospeso troverà una soluzione che vi farà sentire pienamente soddisfatti. Non fate finta di nulla se ci sarà chi vi farà dei complimenti sul modo di condurre il gioco delle opportunità. La sorpresa che la persona che amate ha in serbo per voi vi farà sentire molto contenti. Capricorno, vi sentirete particolarmente rilassati. Non vi darà alcuna preoccupazione né il lavoro né lo studio. Tutto procede con ordine e con ritmi che vi permettono spazi mentali per dimenticare il quotidiano e sognare un po', anche se comunque la vostra realtà è già più che rosea. Acquario, non dovete temere di guardare in faccia la realtà, non è poi così nera come voi la dipingete. Piuttosto guardatevi allo specchio e vedrete che l'espressione del vostro viso parla chiaramente di tensioni interiori. Questa sera potreste sentirvi attrarre da una persona molto più giovane di voi. Non partite in quarta, potrebbe non essere libera. Pesci, vi accorgerete di come una persona accanto a voi faccia fatica a vivere questa giornata. Troppa fatica, per voi è impossibile stare a guardarla senza intervenire minimamente. Così vi darete da fare anche per lei, che ve ne sarà molto grata e che certamente vi ricambierà. Date più spazio a chi vi ama.